Bene ragazzi, oggi costruiremo un pacco batteria di 6 A 12 volt. E lo faremo con delle celle da 3,7 volt 3 A. Per fare questo, poi in realtà non sarà 12, sarà qualcosa in più. Sarà attorno a 14 qualche cosa. Però va bene per un pacco batteria da 12 volt. Quindi che cosa faremo? Saremo costretti ad accoppiare in parallelo due celle da 3 A 3,7 e poi di conseguenza le collegheremo a due in serie. Vediamo tutto il procedimento. La prima cosa da fare, ci dobbiamo creare questa, dove andranno poi la nostra basetta, le nostre batterie. Ebbene, iniziamo. Questi si prendono su Amazon, su un casino di siti, potete farli anche con la stampante 3D. Sono all'ingastri ed è anche molto semplice realizzarli. Si incastrano uno con l'altro, come potete vedere. Difficile non è. Benissimo, abbiamo preparato la nostra basetta. Questa sarà superiore e inferiore. Poi andranno messe così. Guardiamo il prossimo passo. Ebbene ragazzi, queste sono celle già testate, usate ma testate. Sono mediamente dai 2990-2000 840 mA, quindi diciamo quasi 3 A. Io ho preso più o meno le batterie delle stesse misure, dai 2008 ai 2009, quindi vediamo un po' come andiamo a metterle. Prenderemo positivo e positivo, lo mettiamo così sotto, poi quindi queste due andranno in parallelo, queste due in parallelo, positivo e positivo sopra in questo caso, sotto, positivo e positivo, positivo e positivo sopra. Quindi avremo adesso, in questo caso abbiamo due celle collegate in parallelo, due, che andranno collegate in parallelo e poi ogni due andranno collegate in serie. Poi vi farò vedere il prossimo passaggio. Possiamo già metterci sopra l'altro supporto. Verranno così. E negli interspazi andremo a fare i nostri ponticelli, che vi faccio vedere adesso come fare. Bene ragazzi, questa è una saldatrice a punti che mi sono ricreato io. È collegata ad una batteria, una 20 A 12 volt. Questo schedino potete prenderlo, io l'ho preso su Amazon, è facile da costruire, arriva già assemblato, ci dovete mettere solo il cicalino e questo condensatore, semplicissimo da fare. Vediamo un po' come funziona. Ebbene amici, per una sicurezza in più ho preso il tester e vado a controllare le tensioni 4,12 4,12, 4,11, 4,9, 3,87, questo è un po' basso, 4,12, 4,15,
4,15, quindi qual era 3,87 e questa qua. Quindi siccome che non la voglio bilanciare ancora, questa la sostituiamo con un'altra. Cambiamo uguale, misuriamo un po'. Ok, 4,15, va benissimo così. Questo serve per non andare a bilanciare dopo, quindi diciamo che già sono bilanciate, poi ci andiamo a installare il bilanciatore. Allora, il prossimo passaggio, ci andiamo a collegare in parallelo le celle 2x2. Prendiamo questo lamierino che poi andrà con i punti di saldatura saldato sulle batterie. Mi prendo la misura e me ne taglio i pezzi che mi servono. Ok, andrà così, insomma, andrà poi saldato sulle batterie così. Ok, ebbene ragazzi, una volta che ci siamo assicurati che le celle sono a posto, dobbiamo iniziare a saldare le nostre celle. Vediamo come funziona questa saldatrice. C'è un pulsantino, con il primo scatto potenza bassa, doppio cicalino più alta, triplo più alta ancora, quadruplo ancora di più, quinto ancora di più, è il massimo. Prendiamo il nostro puntalino, mettiamo così, lo teniamo fermo. Prendiamo l'altro, e diamo i nostri punti di saldatura. Lo facciamo caricare sempre un pochino. Ok, un altro punto qua per sicurezza. Fermiamo la saldatrice e come potete vedere è saldato il lamierino. E così andiamo avanti per tutte le batterie. Ebbene, abbiamo messo in parallelo la prima fila. Adesso facciamo la stessa cosa da quest'altro lato. Ebbene, amici, guardate, messo in parallelo tutte le batterie a 2 a 2, quindi 3 ampere per batteria, in parallelo diventano 6. 6, 6, 6. Abbiamo 6 ampere e sempre 3,7 volts ogni due batterie. Quindi adesso andiamo a collegarli in serie. Per collegarli in serie facciamo più, prenderemo il più di sotto, quindi meno più, questo lo lasciamo, meno più, e facciamo meno più sotto, facciamo. Quindi andiamo a mettere così, mettiamolo centrale per far bilanciare bene le celle e lo salteremo. Ebbene ragazzi, adesso abbiamo collegato in serie le nostre batterie. Qua andrà lo più che va al BMS, la corrente gira, scende sotto e passa all'altro lato. Più, gira qua, va per di qua, esce qua, quindi avremo meno e più. Andiamo a misurare per vedere quando ci dovrebbe dare 14 e qualche cosa. Vediamo un po'. Allora, meno e più, un attimo solo che devo mettere in DC. Ok, controlliamo, meno e più, siccome sono cariche al massimo sono 16,52. Non lo so se riuscite a vedere, faccio vedere mettendolo così, 16,52, benissimo, il collegamento è fatto bene.
Adesso c'è bisogno che mettiamo il BMS, perché altrimenti quando si vanno a caricare le celle si sbilanciano. Ebbene amici, questo è il nostro BMS. Batteria più e meno, andrà così. E qui ci andranno collegati le varie tensioni, vi faccio vedere dopo come. Come potete vedere dietro ci sono scritte anche i volts che noi andremo a misurare, e in base ai volts sulle teste andremo a collegare il nostro BMS, saldando un cavo che andrà a BMS da sulle placche. Allora, nel BMS dietro ci sono scritte le tensioni. Per adesso lasciamo perdere più, dove c'è scritto P più e P meno. Questo andrà al trasformatore per caricarlo, e l'uscita anche della batteria stessa. Quindi vedete dove c'è scritto 14,8 e poi c'è il meno, out meno. Prendiamo un cavo e facciamo il 14,8 sull'uscita della batteria e il negativo sull'out negativo. Poi andremo a misurare con il tester dove è 3,7 volts, dove misurerà 3,7 volts più, dal lato più, naturalmente in questo lato noi andiamo a misurare, abbiamo 3,7 volts, l'avremo in fondo, all'opposto del negativo, qui giù. Se noi andiamo a misurare, come potete vedere, misurando, qua abbiamo 4,15 perché sono cariche adesso le batterie. L'andremo a collegare nella tensione più bassa sul BMS e così via, andando avanti. La prima cosa da fare è trovare dove mettere sul pacco batterie, dove andare a mettere lo schedino del BMS. Decidete voi dove volete, evitate di metterlo sui laterali, che potrebbe andare a massa. Anche quando lo mettete sulla batteria ci dovete mettere un isolante. Io uso la pistola a caldo e me lo andrò a mettere qua. Lo possiamo mettere anche da quest'altra parte, visto che è piccolo, anzi mi viene più comodo qua. Difatti lo metterò qua, lo vado a mettere qua, mi viene più comodo. Prendiamo la pistola a caldo, la facciamo riscaldare, mettiamo la colla e poi ce la fissiamo sopra. Anzi amici, per dire la verità ho cambiato idea, è più comodo qua perché in questi spazi ci faccio passare i cavi, quindi è meglio se lo mettiamo qua. Ricordatevi di isolare bene questa parte con il BMS perché sotto può andare a massa. Ebbene ragazzi, io ho misurato con il tester, qua è positivo, abbiamo 3,7, quindi cosa faccio? Metto un po' di stagno, facendo attenzione a non riscaldare troppo. Ok, lo stagno è stato messo. E adesso ci metto il mio cavo, che porterò sul BMS a 3,7. Ok. È saldato il primo, che andrà messo da questa parte sul B1, che è la tensione più bassa, 3,7. Ok. E abbiamo preparato il primo. Adesso andiamo a misurare l'altra tensione, che è il B2, 7,4. Andiamo con il tester come abbiamo fatto prima. Andiamo a vedere dove abbiamo 7. Vediamo un po'. Sempre tenendo sul negativo, questo è 4,
qua abbiamo 12, quindi da questa parte, ok, abbiamo 8,29. Quindi sappiamo che qua deve andare l'altra uscita, la B2. Andiamo avanti. Ebbene, saldiamo il 7,2. Benissimo, anche quest'altro. Poi aggiustiamo un po' meglio i cavi, come meglio ci viene comodo. E abbiamo fatto anche la 7,2. Quindi adesso dobbiamo vedere, come si vede da BMS, la 11,1, che è la B3. Prendiamo sempre il tester, mettiamo sempre il puntale sul negativo, quello iniziale, e andiamo a vedere dove si trova. Ed eccola qua, da questa parte, e facciamo lo stesso procedimento. Andiamo a saldare il nostro cavo. Ok, adesso questo lo porteremo in B3. Facciamo il nostro calcolo. Ok, andrà qua. Adesso cosa bisogna fare? In B più andiamo sempre sullo stesso, sul positivo, che è questo qua, e ci porteremo il cavetto sul B più del BMS. E la stessa cosa faremo con il B meno. Ebbene, abbiamo saldato il nostro B più. Cerchiamo di dare una sistematina al cavo. Lo mettiamo così, va benissimo. Possiamo far passare per di qua, che dopo dobbiamo isolarla il tutto. Benissimo. Adesso il B- lo portiamo sul B- da questa parte. Naturalmente con il B- io utilizzo un cavetto di colore diverso per non sbagliare, insomma. Per la saldatura, ragazzi, è facilissimo. Prendete prima il cavo, ci mettete un po' di stagno e dopo lo andiamo a saldare. Cercate di usare poca temperatura, perché altrimenti troppo calore può danneggiare le batterie. Ok, ebbene ragazzi, prima di isolare il tutto, la batteria è finita, abbiamo collegato tutto. Guardiamo l'uscita BMS, cosa succede con questo tipo di BMS. Ok, impostiamo sul DC, mettiamo il negativo, sul negativo. E andiamo a controllare le varie uscite. B1 3,75, B2 7,50, B3 11,27, B più e B meno 14,94. Quindi adesso andiamo a... è tutto collegato bene. Andiamo su P meno e P più, ci dovrebbe dare la tensione, ma come potete vedere 0, mi misura 0, perché questo tipo di BMS ha bisogno di una prima carica, se no non va in funzione. Quindi noi adesso che cosa faremo? Utilizzeremo il Bmax, questo qua, andiamo ad impostarlo a 4S, perché le celle che abbiamo a disposizione sono 4. Quindi colleghiamo il negativo e il positivo
Ok, abbiamo collegato negativo e positivo. Andiamo in litio. Andiamo a dare una piccola carica. Naturalmente dovete impostare una 4S, perché questo è 4S. Ok, scendiamo a 4S. Ebbene ragazzi, come potete vedere, adesso gli do gli ok perché è andato. La prima volta di solito fa così fino a quando non si prende un milliampere, ma poi vede il collegamento. Adesso il nostro caricatore, il B6, è un clone del Max. Va bene, comunque va bene ugualmente. Sta caricando le nostre celle. Se andiamo a vedere con il tester, B più e B meno ci dà 15,62 per adesso. Teniamolo così per mezz'oretta e poi andremo a controllare di nuovo se il BMS funziona correttamente. E andiamo a controllare anche la misura delle celle per vedere se sono bilanciate perfettamente. Ebbene, amici, stacchiamo il caricatore. Gli abbiamo dato una piccola carica e vediamo l'uscita cosa abbiamo. Ebbene ragazzi, come per magia il BMS funziona. Molti ragazzi mi hanno detto che questo BMS un altro mondato non funzionava, non dava l'uscita, perché dovete dargli una prima carica. Una volta che gli avete dato il primo input di carica, potrete vedere che già dopo 5 minuti che sarà tutto corretto. L'importante è che quando lo andate a montare, questi sono i parametri importanti. Mettendo il tester sul B-, misuriamo B1 è la prima cella, B2 è la seconda, quindi il totale della prima più la seconda, vi deve dare il doppio dei volts, e poi deve sommare B3 ancora gli altri volts, quindi andiamo a finire a 11,27. Il totale ci deve dare 14,80, 14,70, 15, dipende da che carica che hanno le vostre celle. E infine, dopo dato la prima carica, vi raccomando, potete misurare. Come vedete, 15,2. Adesso ragazzi, andiamo avanti, dobbiamo isolare il nostro pacco, ci collegheremo questi cavetti che vanno poi con lo spinotto, ci collego il più e il meno e isolo il pacco batteria. Ebbene ragazzi, adesso colleghiamo i nostri cavi. Mettiamo sempre un po' di stagno sulla vasetta. Ok, facciamolo fondere per bene. Andiamo a collegare cavetto più. Ok. Cavetto meno. Ok. Abbiamo fatto i nostri collegamenti. Adesso non facciamo altro che isolare il tutto. Bene ragazzi, io ci ho messo un termorestringente, così i nostri cavi staranno meglio. Ok. Poi ho preso un nastro telato, lo vado a mettere sui contatti dove abbiamo fatto le nostre saldature. Poi con la stampante 3D ci possiamo fare anche un
bel supporto apposta per la batteria. Quindi isoliamo prima le parti importanti, più sensibili. Possiamo mettere anche del cartone prima e poi continuiamo, insomma. Io ho preferito fare così, più veloce e semplice. E poi lo metterò, ci farò una scatoletta con la stampante 3D. Questa cosa facciamo dall'altra parte. Questo è un nastro attalato, è molto resistente per questo lavoro, è ottimo ed è anche isolante. Pronto? Ebbene. Facciamo quest'altra parte. Ebbene amici, il nostro pacco batterie è pronto. È stato semplicissimo. Adesso la carichiamo e la mettiamo in funzione sotto il riscaldatore della Vevor. Io ho costruito questa batteria per il riscaldatore della Vevor, che funziona a 12 volt 5 ampere. Qua siamo intorno ai 6 ampere, quindi andrà benissimo. Se il video vi è piaciuto amici, se avete domande potete contattarmi tranquillamente, vi risponderò a tutti. E quando dico tutti, rispondo a tutti. Qualunque consiglio vi posso dare, naturalmente nelle mie capacità, sarò a vostra disposizione. Iscrivetevi al canale, perché sul mio canale c'è di tutto, dalla stampa 3D alla CNC, impianto fotovoltaico, elettronica, in genere un po' di tutto, anche domotica. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanellina per i prossimi video e cliccate su mi piace. Vi ringrazio, alla prossima.